Io devo dire, oramai sono abituato alle inaugurazioni, alle presentazioni e così via, però stamattina sono davvero particolarmente emozionato, perché io ero piccolo, più piccolo dei ragazzi che stamattina ci fanno compagnia e ci onorano della loro presenza, quando fu rinvenuto a Caviglia questa opera. E a scoprirla furono due amici, e per questa che appunto sono emozionato, che sono già stati ricordati, Gianni Lotti e Mauro Ferrucci. Loro avevano più o meno la vostra età, forse qualche anno meno, e rinvennero in uno scavo di un'abitazione, in un cumulo di terra, questa opera. E come dire, credo che tutti noi li dobbiamo ringraziare, perché dopo poco, forse un giorno, se non ricordo male, la consegnarono ai carabinieri e fu reso pubblico il rinvenimento di questa statua. Per noi è una soddisfazione enorme, perché aver ritrovato questa statua, quando eravamo piccoli non ci rendevamo neanche conto il valore o l'importanza che potesse avere. È una cosa bella, perché per il territorio di Caviglia è una bella scoperta, è una bella riportare una statua in questa maniera a far vedere alla popolazione, alle scuole, è importantissimo. Per noi è un orgoglio enorme. Che ricordi ha? Qual è il ricordo più bello di quei momenti? È un ricordo della gioventù che si è spensierata e si aveva in quei momenti, in quegli anni. E il nostro divertimento era quello di andare cercando cose intorno a casa, non senza andare a cercare chissà cose, ma trovando piccoli sassi, piccoli reperti archeologici, come aveva trovato, la sua speranza era di trovare una statua, e questo sogno si era avverato. Sicuramente non posso fare altro, portando i saluti e complimentarmi con tutti coloro che hanno lavorato, perché questa mostra potesse essere allestita e potesse poi essere in qualche modo allestita per così lungo tempo, visitabile soprattutto dai giovani, come questa mattina, dalle scuole, ma anche da tutta la cittadinanza del comune di Caviglia e del Val d'Aro. Oggi è un giorno molto importante per la nostra comunità, non soltanto di Caviglia, come giustamente ricordava il sindaco, ma di tutto il Val d'Arno, perché come giustamente Leonardo sottolineava, questo ritrovamento, questa scoperta, la scoperta del mitra, del toro del dio mitra che uccide il toro, ci permette di fare un viaggio nel tempo e di arrivare a ormai quasi 2000 anni fa, forse al terzo secolo dopo Cristo, quando appunto probabilmente un gruppo di legionari romani arrivò a Caviglia. Caviglia forse era una manzio, un paese, chi lo sa, una piccola città romana fatta da legionari, dove veniva venerato questo dio. Pensate voi che questo dio era un culto monoteista che viene dall'Oriente, infatti la mostra si chiama Un Dio Orientale in Val d'Arno, quindi è un dio che è stato importato dai romani in Europa e che poi successivamente è arrivato anche qui a Caviglia.